Cyber News, le notizie più importanti sulla cyber security che devi conoscere, selezionate da Cronache Digitali. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Benvenuti alla puntata numero 47 di Cronache Digitali. Vi dico il racconto cosa succede con Cyber Crime, per vedere come difendersi, per trovare anche la newsletter del Cronache Digitali, per chi si vuole e per chi si vuole iscrivere, vuole al mondo del lavoro. La storia di questo ragazzo è in qualche modo piena di punti di interesse.
viene definito il servizio di scuola, il fine della programmazione. Ma che vuole che sia un po' per venire a fare per quello che ha fatto il fine del servizio, per cui non ha fatto per il fine del servizio. La sua casa è la scuola rimane per anni per raggiungere gli unici che ci terrebbero molto vicino. E il suo sarà venuto a qualche posto che la sua casa ha. Il 2019 si registra come imprenditore individuale in consulenza e da qui iniziano i giorni di pressione delle FBI per riuscire a individuare e effettuare. Vedremo cosa andrà. Parliamo adesso di tutto, ovvero dell'ente di che viene che fa il cambiamento. Per chi non se lo ricordasse, ne avevo parlato nella comunità numero 1 di Città di Stare, ragazzi, qua, alla seconda fase di prezzo. Un ITP è un famoso produttore che si sviluppa nella gestione di un ente di strutture su questo. Allora, subito un grande appartamento. La notizia è che le indagini hanno individuato il colpevole Nicola Sharp, dipendente dell'azienda oggi arrestato, aveva rubato 5 byte di dati, fingendo che la banca soffre di un criminal hacker, per cui richiedono lo scatto di 2 milioni di dollari. Il danno che l'azienda si chiedeva per cui il quanto il valore delle azioni di tutti si per 25 questo è un aspetto da tenere sempre presente, un attacco può avere conseguenze economiche da non sottovalutare, soprattutto se si è trovato sul mercato. Per fortuna, grazie a un promotore anonimo, venne il fedele che si è scoperto che era arrestato. Questa storia pone la nostra attenzione su un altro tema che si sta verificando, di cui abbiamo già parlato, ovvero la possibilità che l'indipendente fugga volontariamente da qualche successo con un attacco informatico. È una questione delicata, ma che non può essere sottovalutata. Se è una questione, fatela sapere, scrivete un video, oppure commentate l'articolo o mandate un tweet, piuttosto che un messaggio per video, e sarebbe sapere come. Andiamo avanti, vediamo Telegram con un WhatsApp, solo qual è la sicura. Iniziamo subito per dire che non c'è una risposta unica alla domanda. È più una provocazione per parlare di diventare una cosa. Anzi, non voglio neanche aprire quindi aprire su quale app sia la più sicura o meno, anche perché spesso si confrontano bene con vero, come ho raccontato in un vecchio articolo che si chiama Telegram contro WhatsApp, la più sicura, domanda sbagliata, appunto perché molte volte il confronto non è sbagliato più loro quanto è. Ma torniamo a noi, questo è complicato e che non è molto classificato dalle FBI, dove vengono evidenziati per le maggiori app di statistica quali sono i dati che possono essere in qualche modo ottenuti dalla FBI. Il documento, che è uscito in emerso grazie alla richiesta del FOIA, che è una situazione non profit americana sulla trasparenza delle azioni del governo, riporta interessante conclusione. Sebbene il documento confermi che la FBI non può accedere ai messaggi di questo per parte di dati tramite il FBI, a meno che non ci sia anche mentre però c'è un aspetto interessante, è che sul mio blog trovate, adesso raccontarvela che cosa è un po' complicato, ma trovate la tabella dove per ogni applicazione vengono delineati i dati che si possono mettere ai fallimenti molto accettati. Abbiamo Apple, iMessage, Line, Signal, Telegram, Zoom, Fiverr, WhatsApp, e questo scuola di applicazioni è evidenziato che cosa può risultare di più per le FBI. Andate alla fine, questa volta con Marco Cotonetti. Il sistema ricordiamo il sistema, il concetto importante, gli altri che sono significati, anche con la crittografia, queste non garantiscono l'anonimato nella maggior parte dei casi. È possibile e lo dimostrano ad esempio gli ultimi casi in Italia per cui è un sistema grande, dove c'è trovato delle paniche per la cultura del posto di Bologna. E quindi sto dicendo è possibile per le autorità competenti superare il posto di lavoro. A mio parere personale dare la cosa alle proprie competenze. Si interviene di sicurezza, di privacy e di servizi. Ed è per questo che okay. Andiamo avanti, passiamo a in Giappone, andiamo a vedere cosa è successo a Panasonic sotto attacco di fuoco. Il grosso giapponese è confermato di essere costituito per attacchi informatici con un accesso non autorizzato a Microsoft Systems. Trovate anche la press release di Panasonic. Pochissime informazioni trapelate su questo caso, e molto probabilmente avrà conseguenze. La notizia però è rilevante in quanto, come una volta che lo fanno,
sappiamo quanto avvengono, oppure i liberi professionisti possono essere parte del fatto, ma è abbastanza. Chiudiamo con il punto del bicicletto veloce. Cosa è il veloce? Se è diventata famosa per essere la prima donna americana a ricoprire il ruolo di speaker della Camera dei Deputati. Una posizione molto importante per la prima volta, che era finalmente ricoperta. Succede però che durante un congresso la settimana scorsa viene rubato il suo posto. Ecco, questo evento deve farci riflettere su un tema molto importante e fondamentale, che abbraccia tutte le persone e le aziende, grandi e piccole di sviluppo, ovvero la sicurezza dei propri studenti. Cosa potrebbe accadere se voi un vostro collaboratore le conseguenze possono essere molto gravi, anche in virtù delle norme mondiali. Per affrontare gli aspetti di questo però, posso consigliare una scelta che è in campo, prendo un momento. Intanto attivare sempre la password per accedere ai sia mobili ma soprattutto ai cellulari. Utilizzare la cifratura della rete, nel sistema operativo o sia un plugin, un software da installare da sempre utilizzata, e l'ultimo ma non una cosa che vedo importante vicino che sta prendendo sempre più nella gente, utilizzo magari le applicazioni di viaggio, cioè il record tempo, quindi in sostanza